Ci troviamo in terza circoscrizione, nella zona fra Oreto Stazione e il quartiere Oreto a Palermo, per farvi vedere con mano come sta cambiando la mobilità qui in zona Oreto Stazione. Sostanzialmente, in virtù dell'ordinanza emessa il 16 febbraio dall'ufficio mobilità, il comune ha provato, diciamo, a fare un cambio di viabilità in zona, la circolazione stradale, per cercare di lenire gli effetti, diciamo, di quelle che sono le restrizioni sul ponte Corleone. Questa che vedete nelle immagini, per esempio, è via Buonriposo, che praticamente è diventata a senso unico di marcia, scendendo verso Piazza Scaffa in direzione mare, risalendo verso Piazza Guadagna in direzione monte. Stiamo arrivando, per esempio, all'incrocio con Via La Colla, dove c'è una volante della Polizia Municipale, ovviamente a ricordare ai cittadini la nuova ordinanza, dove è stato messo questo spartitraffico giallo per, diciamo, delimitare l'area, diciamo, di uscita in direzione via Oreto. Invece, scendendo, praticamente si va verso via Buonriposo, Piazza Scaffa. Adesso ci stiamo immettendo su via Oreto. Un altro grande, come vedete, si creano queste code proprio in virtù, diciamo, di questo cambiamento su via Buonriposo. Quello che vedete sullo sfondo è il ponte Oreto, che ovviamente sta subendo parte, diciamo, del traffico che non si sta prendendo il ponte Corleone, e quindi sostanzialmente sul ponte Oreto, che ricordiamo essere, sul quale ricordiamo essere vigente un'ordinanza molto restrittiva, c'è un notevole afflusso di mezzi. Abbiamo voluto fare la live proprio a quest'ora perché abbiamo voluto sfruttare, diciamo, un orario maggiormente favorevole per farvi guardare, diciamo, i cambiamenti. Ma come vedete, soprattutto agli incroci in zona Oreto, purtroppo le code tendono a formarsi. E come vedete, anche alle nostre sentirete alle nostre spalle ci sono le ambulanze. Sì, ci fanno notare, diciamo, il passaggio ovviamente anche dei pullman, perché qui è ovviamente il luogo di ingresso dei pullman. Come vedete, passano le ambulanze perché, come uno dei fattori che aveva, diciamo, regolato questa nuova petizione popolare, era proprio la presenza di due nosocomi, di due ospedali proprio qui in zona.